Va bene, siamo arrivati alla fine, vi lascio per casa come sempre un piccolo esercizio, quindi riguardatevi bene gli argomenti di questo notebook e poi provate a rispondere a queste domande. Quindi qual è la provincia con il prezzo medio più alto e quella con il prezzo medio più basso? Quindi chiaramente qua dovete andare a prendere sempre dal dataset dove avete fatto il merge la variabile provincia. E poi quali sono le quattro province con il maggior numero di impianti? E vi chiedo anche di filtrare il data frame in modo da ottenere solo le quattro province con il maggior numero di impianti e creare un grafico che mostri il loro andamento nel tempo, quindi simile a quello che abbiamo fatto poco fa con i marchi. Infine vi chiedo di eseguire il codice qua sotto, che voi naturalmente non vedete perché prima per sbaglio l'ho cancellato, e quindi naturalmente ve lo farò trovare pronto, però eccolo qui. Quindi eseguite questo codice per ottenere un data frame con tutte le province e due variabili numeriche, il numero di impianti e il prezzo medio per ciascuna provincia. E a quel punto provate a rappresentare graficamente questi dati su un grafico a dispersione per vedere se c'è una relazione tra queste due variabili. Il grafico di dispersione l'abbiamo visto prima, lo scatter plot, qui avete anche la documentazione, quindi provate a cimentarvi per risolvere anche questo nuovo problema. Direi che ci siamo. Tra pochi minuti verrà sbloccato, se non è già stato sbloccato, perdonatemi, sono andato un pochino oltre, un po' sforato i 10 minuti, ma spero, insomma, comunque vi sia piaciuta la lezione. Tra un po' verrà sbloccato, dicevo, il progetto finale, non finale, scusate, il progetto il primo progetto, quello delle meteoriti, per chi di voi ha acquistato il pass della Data Week Plus. Per capirci, parliamo di questo progetto qui. E vi ricordo ancora che naturalmente, se invece non vi siete ancora iscritti, fate assolutamente in tempo a iscrivervi. E qui avete il QR code e fino a venerdì, fino al 6, comunque pagate soltanto 49 euro per iscrivervi e ottenere accesso alle 2 settimane successive, una delle quali saremo in compagnia di nuovo, anzi sarà Alessandro a farci la lezione, io farò soltanto il moderatore, risponderò alle vostre domande. E nella seconda settimana invece ci sarà un altro guest speaker If che you vi wanna parlerà be del Laia, forecasting di serie storiche. Laia, Avete a disposizione avvocato anche Montecchini. appunto questi due Oh, progetti, ok, bei questo che entra in capelli. cielo, Grazie, che grazie. sarete Folti. attivo comunque tra pochi minuti, Grazie. vi sarà attivato nella piattaforma e poi potrete anche cimentarvi sulla regressione lineare, quindi introdurre al machine learning. Ci saranno anche due sessioni di Q&A live nelle prossime settimane e avrete accesso naturalmente al certificato e alla community Discord, sulla quale potete fare networking con un sacco di altre persone appassionate al mondo dei dati, proprio come voi, e fare anche domande magari su questi esercizi della Data Week, della Data Week Plus, ma anche su eventuali domande che avete sui progetti on demand a cui avrete a disposizione. Francesco, un paio di domande più operative, Sì. anzi anche queste operative. Ci chiedono lo sconto fino al 6, che sarebbe domani, giovedì, domani incluso o escluso? Domani incluso, domani incluso. Ok, perfetto. E la seconda, se potresti ripetere per favore dove trovare il materiale, perché non tutti riescono, sono riusciti a trovarlo. Assolutamente sì, vi ricondivido lo schermo. Questo è il link, vi sarà arrivata comunque una mail con questo link, magari guardate nello spam se per caso non la riuscite a trovare. Comunque questo è il link, magari zoomiamo. Ah no, mi permette di zoomarlo e Montecchi, vabbè, facciamo. sono qui Scriviamo per scriverlo in chat, vediamo se per il in chat. colloquio. Per cosa? Colloquio. Lo metto anche qui, bello in grande. Cosa? Può come il colloquio per cosa? parlare urgentemente. Quindi Avvocato, avvocato sicurezza. ondemand.boolean.cares. Amendola, ti devo parlare urgentemente. Sì, c'è il colloquio alle 9:30 da Emi Barberini. Dov'è Emi Di Barberino? nuovo, Puoi dirci. Qual è? Ah, posso Potete dirci. entrare nella Non lo sezione della so. Data Week o della Data Week Plus in base a se siete iscritti all'una o all'altra. Naturalmente, se siete iscritti nella Plus, siete automaticamente iscritti anche nella Data Week. Non preoccupatevi se vedete iscriviti, eccetera. Non dovete pagare nulla per la Data Week. Semplicemente cliccate dentro e poi cliccate su continua.
per avere accesso appunto a tutti i contenuti e registrazioni della Data Week. E invece per la Data Week Plus, naturalmente avete accesso soltanto se avete comprato il ticket, e qui poi vi basterà cliccare su, anche qui penso ci sia un iscriviti, ma naturalmente non dovete pagare di nuovo, se avete già pagato una volta dovete semplicemente iscrivervi alla piattaforma di Learning. C'è qualche altra domanda dell'ultimo minuto? Lavora qui per caso? L'avvocato? Sì, perché? Ah no, Nessuna mi domanda? serviva uno dei Ok, nessuna servizi domanda, segreti direi. lì Perfetto, adesso, ragazzo che l'ho fatto la allora noi ci consulenza, vediamo me l'hanno domani avviato sera di nuovo. probabilmente per l'Open Day, vi ricordo, se volete Non ho scoprire qualcosa capito, di più consulenza per cosa? sul corso e siete interessati al nostro corso in Data Analytics, Gli ho fatto una consulenza assolutamente domani parleremo in lungo e in privata, a largo favore mio ovviamente, di voleva che sapere un po' di cosa, informazioni sul quali sono i codice contenuti, il penale. lato organizzativo, quanto E dura, basta. eccetera. Adesso devo cercare qualcuno Invece che si ci rivediamo occupava di lui poi venerdì per la l'hanno. prossima sessione Avevo fatto una su tutto perquisizione, il mi ricordo il mondo termine, mi NLP, scusi. quindi Devo Natural Language cercare Processing, il qualcuno? mondo No. dei modelli generativi, quindi anche Guardi, un sono un percorso attimo impegnato, storico non di come sono posso. evolute queste tecnologie a partire Non la posso dalla metà sentire, del seguire al 1900 momento. con i primi passi dell'AI fino dell'intelligenza artificiale fino ai giorni nostri con modelli generativi come il GPT-3, che è l'algoritmo su cui si basa ChatGPT. Vedremo come utilizzare le API di GPT-3 utilizzando il playground di GPT-3 e inoltre vedremo anche come utilizzare sempre tramite le API GPT-3 sui fogli di calcolo, in particolare su Google Sheets. Diga. Grazie mille Alessandro, e con Alessandro ci rivediamo appunto per chi è iscritto, per chi ha comprato la Data Week Plus la settimana prossima, martedì alle 7, e auguro a tutti una buona serata, una buona cena. Grazie a te Francesco, grazie a tutti. The recording has stopped. Antonio, non si chiama Antonio, non è Antonio. Guarda, sono stato con lei. Oh, signora Suki? Suki? Non si saluta più i colleghi? Ma signora, scusi, ma non si salutano più i Stavo colleghi? giocando io. Quello con la Aspetti, giacchetta blu. Romeo. Aspetti cosa? Si salutano i Caro? colleghi? Caro, caro, Chi è che mi chiama? caro. Sei tu il ragazzo biondo qui. Sì, dica. Tu, caro. Dimmi. Suki, mi Sì, servirà tanto il telefono ma e la chiamo qua. cuffia. Aspetta, E sento una io che ne cuffia qui so? dentro. Radio, telefono e? Ma che Ok, fa? ti ricordi di lui? Di No, questo hanno ragazzo detto rosso? radio, telefono Ok. e cuffia. Ok, Barberini. vieni dentro. No, fa entrare anche il ragazzo, fa entrare anche il ragazzo. Aspetto qua, No, caro, dai. entri, C'ho la entra, entra, entra. radio, mi ridevano riperquisire di nuovo, dai. Aspetto qua, No, vedo se vabbè, vai. vai. C'è il signor Barberini? Ok. Quindi Buonasera, caro. difenda tranquillamente Signorina? Ok, tu cosa sei, avvocato? Qui? No, Romeo, procuratore, va buonasera. benissimo, Ma ti andiamo, andiamo. abbassa la. Oh, abbassa la voce, frati, si Sì, sente per no, tutto il vabbè, no. governo, porca Immagino, puttana. scusami, non ho sentito nulla perché c'è un Praticamente, casino. dato Che che palle, oh, prima veramente. sono riposto.
Ma signora, ma così mi passa davanti e non mi saluta. Ce l'ha con me? Aspetti, Romeo. Ah? Qual è il problema? Va bene. Ok, Romeo, vieni con me, così parliamo. Cosa dobbiamo dire? Sì. Che dobbiamo dire? Mi scuso per essere passato davanti senza salutare, ma mi stavano chiamando fuori. Ah, possiamo levarlo. Vabbè, lei è perdonata, lo sa. Grazie. No, no, quella parte lì. Ha assaggiato il tonno pinna gialla? Il tonno pinna gialla, no. Ora, non l'ho veramente non l'ho trovato. Ma io purtroppo sono ricco. Perciò non vado a fare la spesa. Ci vanno mie... su Amazon. Oh, regà, abbassate ste cazzo di corde. Oh! Oh! La sua patologia. Ma io la do io la patologia a questo che non smette di urlare. Aspetta, aspetti un attimo, signori. Mi ha chiamato anche incompetente, non so se è chiaro. Sì, lei, signore, può abbassare le corde, si sente per tutto il governo. No, no, caro, ora... Eh no, abbassi le corde, certo, perché si sente... Fatto, io non è che posso sentire tutto. Lei mi ha chiamato? Asuka? C'è Amy per il governo? Aia. Documento lavorativo per non un documento lavorativo, ma il permesso per avere i finestrini oscurati. Naturalmente, io le ho mandato la fattura e tutto il resto, ma scopro che c'è bisogna mettere la targa del veicolo, giusto? Esatto. Ecco, soltanto che lui mi ha riferito che il veicolo al momento non ce l'ha, ma deve ancora comprarlo. A posto, quindi non può farlo. Ragazzi, detto fuori dalle mura, il problema è che... Asuka, lei è sparita di nuovo? Antò, voglio andare a vedere. Signora? Vai, vai. No, io non vengo a dormire a questa di nuovo. Io vado a fare una pera. Mentiti, no, non va bene. Cioè, vado a mangiare una pera? Nel senso... No, nel senso mi vado a fare una pera, non nel senso come un drogato. Avevo capito. Sicura, signora? Ma lei è troppo intelligente. Sì. Lei è di un'intelligenza unica. Ma come, come fa? Dica. A proposito, dov'è il deposito? Non quello alto grado, l'altro. Ah, ma mi segua. Tranquillo, questo. Io lo perdo. Aspetta, aspetta un attimo che non c'ho il GPS attivato, non lo vedo. L'altro è qua, via. E qua c'è un deposito? No, sì, questo sì, è il giubbotto no, antiproiettile. Esatto. Aspetta. Ok, segua. Segua. Mi faccio sapere. Ciao. No, non è qua. Che cazzo si chiudono a fa le porte? Cioè tengono i segreti. Forse sta al piano di sotto. Sicuro sta al piano di sotto, sì. Rimozione forse. Non si capisce più un cazzo qua, sta tutto uguale. Un bordello, signora. Sinistra. Ma comunque io mi ricordavo che stava sopra. Signora, io mi ricordavo che stava sopra il deposito. Io mi ricordavo che stava sopra il deposito. Vabbè, niente. Il deposito là dove c'erano i cellulari, giusto? Sì. Io mi ricordo che stava qua, c'era una libreria, no? C'era una libreria, vero? No, è al piano di sopra. Al piano di sopra dove siamo stati prima, stava. Vabbè, signori. No, no, fottetene. 10-4. No, magico, però ti sta uccidendo. Ecco qua. Eccolo qua. Mannaggia, signorina. Faticosa. Palamella, sono girando le palle degli occhi. Per non dire altre palle. Magico, tranquillo, sto facendo una
una cosa come ci inviati in RP. Gli ho bucato 20 ruote, quello là continua a camminare. Non mi ha tappato, tranquillo. Nessun problema. Io ho chiesto il permesso di abbattere due. Forza, andate, veloce, andate. Grazie, Romeo. Prego, signora, che mi dai in cambio? Guardatelo. Un bacino? E niente, è andata via. Vabbè, non mi dà niente, vabbè. Una pacca sulla spalla. Una pacca sul culetto pure anche. No? Sulla spalla? Vabbè, lei è troppo diplomatica però, eh. È troppo diplomatica. Lei è troppo seria e questo è il suo problema, signorine. Non mi fa sparare la macchina. Allora, ok. Devo contattare il referente degli avvocati, quindi adesso un attimo anonimo e le faccio sapere. Ma che cazzo è successo alla macchina? È caduto di sotto la macchina. Ma che cazzo? Ministro, arriva. Io ho detto che quello stava iniziando a pitare in maniera aggressiva. Agico, mi sa che c'è qualcosa di strano qua, perché mi sto stiamo volando. Abbiamo dei problemi io e Barletta, non ci possiamo muovere. E mi sa che questo qua di un po'. Okay. Scusi, lei è un avvocato, giusto? Sì, ma sono un attimo impegnato, signora. Lei comunque si può occupare dei documenti? Documenti lavorativi? No, intendo proprio la carta d'identità. No, lo fanno solo la policeman. Policeman? Perfetto. Magico, abbiamo un problema, cioè, se la macchina si teletrasporta letteralmente, non so che fare. Lo so, capisco, come facciamo così. Sembra risolto. Vedo strada. Comunque sto così seguendo. Aspetta, io sono della Belgiata. Morto. Signora Suki? Sì. Ma lei è un po' giapponese? No. Perché si chiama Suki? Così mi piaceva. È un bel nome. Eh. Io l'ammiro, sa? Sono poche le donne avvocatesse che decisero di fare questa professione. È una professione nobile. Lo sentirà dei rumori strani, ma perché sto facendo... Sì, un pelo. È un tirannosauro, signore. Ah. Sto occupando, non so... di fare animazioni. Sì. Mi dica, ma lei fa, cioè, altro fuori, oppure, cioè, lei lavora solo? Cioè, nel senso, lei lavora solo qui? Cioè, o fa anche altro? No, sto qua io. Cioè, qua e basta, non fa nient'altro. Esatto. Non ha mai messo piede fuori dal governo, non sa com'è il mondo di fuori. Io prima di lavorare in governo ero fuori. Ma non si fa qualche domanda di come è fatto il mondo esterno, non so? L'ho già visto. Come l'ha già visto? L'ho già visto tutto. Sì, ci ho girato parecchio. È impossibile, ci sono sempre nuove cose da scoprire. Sì, ma per ora sto bene qua. Sa, anche io cerco una volta ero una arrogante come lei. Cioè, non arrogante. Però pensavo di sapere tutto. No, non penso di sapere tutto. Penso di essere più utile qua dentro. Che fuori. Ho capito. È un T-Rex? Sì. Ah. Le piacciono i dinosauri? Sì. Brava. Ma lei è una tipa intelligente, lei è inutile che gli faccio queste stupide domande. Grazie. E quindi non è al momento sposata, fidanzata? Convivo? Convive con chi? Chi è questo? Come convivo? Con chi?
No, no, mi dica, no, 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 no. Scusate, qualcuno c'ha un po' di cibo. No, non mi può lasciare così su due punte. Non mi può lasciare così su due punte. Me lo deve dire. Non vado via. Attenti. Ciao, signora. Signora, aspetti, 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 aspetti. Fermi, Suki. Aspetta, Suki, dimmelo. Cioè, dimmi. Come lei chi è? Ma lei chi è? Ah, lei è l'avvocato. Sono l'avvocato Montecchi, sì. Ah, ma ricordo, sì. Bene. E devo un attimo parlare con l'avvocatessa. Aspetta, due secondi. Se devi parlare con l'avvocatessa, parla. Aspetta, non è più l'avvocatessa, lei è la segretaria del ministro. Ah, ho capito. Mi dica che ho capito, signore. Vabbè, lascio soli, No, vabbè, volevo solo avere una conferma. Allora, è vero? Di che cosa? E niente, non mi risponde. Si è chiuso nel... Sai come sono le donne, sono strane. Le donne chi le capisce sono... è bravo, ragazzo. Vabbè, sai che succede, avrà un po' di ciclo, secondo me. Cosa? Un po' di ciclo. Mi dissocio. Ma di testa. Se ti sente, se ti viene un ceffone, fa volare. Vabbè, dai, eh. Ma dov'è Babberini? Ma lo trovi Babberini? Posto, avvocato, lo vedo sempre di rotto, tutto questo gode la vita. Io? Mamma mia. Quando mai? Godo la vita, io sto sempre qui a lavorare, a spaccarmi la schiena, non credo proprio che lei dica... lei sta dicendo, guardi, delle fandonie, perché io timbro il cartellino tutte le sere, ma lei, guardi, ma... mi sa che lei mi ha scambiato per qualcun altro, no? Può essere. Sì? Allora. Può essere. Babbo. Ma la Ermi Barberina? Barberini. Dov'è? Ma che è chi sei? Sta modering, che surprise. Babberino? Ah, vai, Optimus Prime. Babberini? Barberini, sia Barberini. No, Barberina. Babberini? Sì, ma questo dice 9:30 colloquio e poi non si fa manco perché trovare. Fa colloquio per la procura? Fra, il colloquio governatore qua. Vi fa governatore? Eh sì, vice governatore. Ti sto... Ma sto intanto sangue! Sto intanto sangue! Ma io tanto sangue! Guarda qua! Scusate, ma avete visto Babberina? Do cibo... Babberina? Wow, quello più freddo. Grazie per il panino, Può dare cibo al ragazzo che ha bisogno, ne ho uno e basta. Ma c'è la scorta di sotto, porca puttana, ma questo è un avvocato. Non so dov'è. Fatelo fa vedere. Andiamo. Pronto. Ragazzi, Babberina c'è in governo? Andiamo, fatemi strada per il denaro. Stiamo andando. A me almeno però me non mi hanno sto cercando il giudice Babberina. Barberini? Babberini? È di sotto. Ah, è di sotto, dov'è? È nella stessa tribunale dovrebbe essere. Tribunale? L'ho visto prima. Non è che mi stai prendendo per il culo? No, parlavo. Io vado, eh. Non parlavo di no, quello al telefono. Aia! Non facciamo litigi. Babberina? No, non faccio nessun litigio. Lei non è Babberino? Quella Beppe Fava. Babberina? Certo. Beppe Fava. No, si figura avvocato, non ce l'ho con lei. Ma cos'è ragazzi quelli volo? Ma dov'è Babberini? Questa relazione qua è Babberina dov'è? Cioè allora quindi dicono che oh mi sentite? Questa condizione a lungo termine. Un attimo. Questa relazione è quella finale di scadenza riportata sopra. Tutti permesso maschio totale per patologia effettiva. Non posso ti sembra un permesso normale questo? Aspetta, rimandamelo vai. Aspetta. Dimmi il numeretto 223. Ah, posso lo screen.
governatore. Io mi sono incazzato per quello lì perché ho detto scusami, cioè cazzo, voi fate siete direttori, siete degli incompetenti, io proprio, cioè mi sono proprio incazzato perché dico ma come scrivo nell'italiano, non si può togliere, ho detto ma ti credi di prendermi per il culo, ho detto. E niente, gli ho detto che ecco, vedessero di rifare bene i documenti e soprattutto non possono fare non possono richiedere le maschere quelle facciali perché non è se non fanno parte dell'FDO. Gli ho detto. E lui che ti ha detto? Fatto è, io non lo sapevo perché non c'è nessun comunicato. Ho detto vabbè, allora adesso parlerò con il mio superiore, ti farò mandare tutto. E vediamo se non c'è nessun comunicato dopo. Perché non è la prima volta che vi ho detto, non è la prima volta che arrivano persone che il lessico, insomma, è veramente orribile. Cioè, è letto, il cittadino è determinato sano, però c'è la patologia. Ma che cazzo è? Ma dai, su. No, fratello, forse... Cioè, non c'entra nulla, vabbè, il fatto... Lui dice che non ci sono malattie a lungo termine, quindi a breve termine ci possono essere... Però il fatto che per me sono mascherato tale lo possono fare solo l'FDO. Esatto, esatto. E infatti c'è bisogno che comunque sia... cioè comunque sia bisogno di... Vuoi andare all'ospedale e ci parliamo, all'MS, gli diciamo sta cosa? Allora, io ci ho già parlato col direttore, quel ragazzo lì era il direttore. Mi ha chiesto gentilmente se gli potevamo mandare il documento, il comunicato dove attesta che... possono fare solamente i cosi, le maschere, il FDO. Ma sono un tutti giù. Allora, ascoltatemi, no? Ora io vi elenco alcune cose. Ditemi se secondo voi va bene. Devono fare queste domande per rilasciare il porto d'armi. Guardate, ascoltate bene. Due sconosciuti rapiscono un tuo amico e lo uccidono. Posta un video su internet. Tu cosa faresti se un altro grado dell'FDO è tua madre malata? Rinunceresti a rinnovo del porto d'armi per pagare le spese mediche? Credi che il nostro sistema politico sia corretto? Se no, quale ideologia ti riconosci? Ti piace giocare a poker e perdi tutto in ciò che ti è rimasto in banca? Come reagisci? Cosa ne pensi del sistema totalitario? Sei mai stato attratto a uno d'essi? Credi che esista una religione superiore a un'altra? Ma che cazzo stai dicendo? Non si capisce niente. Credi che esista una religione superiore a un'altra? Credi che le persone debbano attenersi all'interpretazione letterale dei testi religiosi? Valutazione delle inclinazioni e delle attitudini. Passi per strada, con la pistola nel cruscotto, e noti due persone che litigano. Cosa fai? Perché vuoi il posto d'armi? Cosa sono le cose che motivano la tua vita? Hai mai avuto un conflitto con un responsabile, un superiore o un insegnante? Come l'hai affrontato? Come l'hai risolto? Se commetti un crimine per nutrire tuo figlio affamato, ti ritieni un criminale? Una persona che andava troppo veloce con la macchina colpisce involontariamente una pozzanghera d'acqua e ti bagna. Come reagisci? Ci sono situazioni che ti mettono a disagio. Sì, sì, quali? Saresti un amico di te stesso? Sì, sì, perché? Se no, perché? Se donne e uomini vivessero su piani diversi, come sarebbero questi mondi? In generale, studiare. Area della famiglia personale, area lavorativa e dell'istruzione. Esperienze di vita e valore di rifornimento da rimandare in casa di mancata sincerità date da incongruenze, arroganza e maleducazione, capacità di gestire adeguanza all'emozione e estremismi. Vi lascio il mio questionario che solo da oggi in poi sentitevi liberi di integrarlo. Beh, allora, su alcuni punti diciamo che ho ben capito poco, però comunque sul restante ci sta qualche cosa. Con l'avvocato e caparezza c'è un ragazzo fuori che chiede se con la sua patologia sempre riguardante questo certificato se poteva fare il documento a lungo termine. Non ho pagato la fattura? Sì, no, gli dico di no. No, sono due settimane. E per la 104 come può richiederla? Col ministro delle finanze. La 104. Perché dice che lui non ha questa patologia, quindi vuole la 104. La sindrome di Tourette. Assurdo. Alexa, luce 1 viola. Dov'è Babberina? Babberina, dov'è? Mi dica, sotto dove? Babberini? Eccolo, Babberini? Avvocato. Lei Babberini? Secondo me non posso. Sono Barbaro.
Lei è Babbaro? Vieni qua per Barberino. Babberino? Andiamo. Yeah. Devo fare il colloquio, dov'è Babberina? E già ci sono stato qua, fra, non c'è nessuno. E poi fa, mi prendi per il culo. Contattalo su Discord, Don Raggio. Amendola, vogliamo fare quel Babberini? Amendola, vogliamo fare quel processo Babberini? Prima che vado a fare il colloquio? C'è Babberini in radio, porca puttana, rispondete. Avvocato, aspetta, avvocato. E che cazzo, mezz'ora che sto chiedendo se c'è Babberini. Aspetta, lei era avvocato con l'antipatico, era un avvocato. Eh? Io sono avvocato antipatico. Scusi, ma lei chi cazzo è? Scusi. L'avvocato. Scusi. Prima, io mi come mi ha chiamato lui, avvocato antipatico? Aspetta, scusi, lei chi è? Così, agosto... Io sono avvocato antipatico. Ma lei chi è, scusa? Agosto. Agosto. Io ti parlo dei tempi di agosto, quando veniva qua c'era il governatore. Come si chiama? Vabbè. No, quello stronzo, l'altro governatore. Vabbè. Che era diventato da avvocato, procuratore. E poi è diventato governatore. Ma che sta dicendo? Lei è ubriaco per caso? Vabbè. No, no, io mi ricordo di lei, però mi ricordo il suo. Come te? Avvocato. Avevo fatto. Boh, me ti ricordo. Cioè, mi ti ricordo sì, però non mi ricordo il tuo nome. Procuratore, andiamo fuori dal fondo, forza. Andiamo fuori dal fondo. È divertimento. E niente, ma è... Magico, ci sono. Il radio, ovviamente. 10-4. C'è Puglia che vorrebbe ritornare. Aspetta, vieni qua alla, davanti alla porta che lo trovo. Siamo un attimo al McDonald's quello al verso il 3025, sto arrivando. 10-4. Era tipo quello che diceva interrogativo. Sì signore, capito? Ma quale persone sono? Caro, salve, potevi chiamare? Mi passi il tuo vestito? È veramente swag. Molto elegante. Mo cambio giusto qualcosina. Cioè? Ah, ok, ok. Ce l'ha salvata nel borsone? Ah va bene, allora aspetta, facciamo così. Se lo salvi nel borsone lo butti a terra e lo metti a pubblico. Ho capito. Va bene, dai. Va bene, grazie, grazie. C'è qualche procuratore, vice procuratore che può supportare un cliente che ha una problematica molto grave? Io vi vado a raccontare.
controllato sì che c'erano tutti i nomi. Salve, lei chi è? Se non posso parlare. William Turner. Lei è? Io sono sovrintendente Zero. Benissimo, mi dica sovrintendente Zero. Volevo chiedere, dato che io ero ieri qua per proteggere il governo da possibili assalti, sì. Avevo chiuso gli occhi sul tetto. Volevo chiedere in dotazione un'auto del governo per raggiungere lo sceriffato, se era possibile. Io non sono un semplice avvocato, deve fare questa richiesta ad un agente della sicurezza, che al momento qui non vedo. Lui non è la sicurezza? Lo so che sta vestito come un becchino, però purtroppo è un avvocato. Come va becchino? Ma scusi, ma lei chi è? Scusi, mi facci capire lei chi è che fa tanto lo spiritoso? Sono l'avvocato William Turner, mi dica. E perché lei fa tanto lo spiritoso, dice il becchino? Vabbè, non e chi dice il becchino, mi faccio capire? Perché non stai vestito come un becchino? Allora, guardi. Prima di tutto, noi siamo avvocati e siamo pubblici ufficiali. Lei non si deve permettere comunque di degradare comunque uno come va vestito, ha capito? Questa è una specie di mobbing che lei sta facendo. Allora, lei innanzitutto non può parlare dei capelli perché i miei capelli sono bellissimi. Lei si dovrebbe guardare i suoi. Ma chi è quello che sta parlando? Lei? Lei sembra che lei c'ha il parrucchino, sembra che c'ha. Quindi, di cosa stiamo parlando? Venga qui lei. Una sicurezza, no, sarebbe da capirle chi è. No, no, aspetti. Ma il ragazzo che ha detto che sta vestito come un becchino, chi è stato? Senti, facciamo una cosa. William Turner? O lui? No, io non ho detto. Ma no, Fra, ma che cosa stai dicendo? No, io non ho detto. No, dico chi ha detto che sta vestito come un becchino. Sarà l'avvocato questo qua, William Turner. Ah, ok. No, non era riferito a te, per capire, era lui il fatto dei capelli. Vabbè, vabbè, dai, raga, non litigavo queste stronzate, lascio verte. Sto scherzando, tranzi. Sì, sì, però che cazzo litigavo queste stronzate, minchiate. Urgentemente delle sicurezze qua fuori. C'è magico? Sì, sì, sta arrivando il governo. Sta guidando il ministro, ragazzi. Perfetto, grazie mille, magico. Ministro, occhio al limite di velocità, che se l'arrestano non ho più lo stipendio. No, non vi preoccupate, ragazzi, c'è un magico che mi mette le palle in mano. Ragazzi, non riuscite a stare dietro al ministro? Forza. Oggi con la nostra macchina va più lenta della limousine. Non me ne frega niente, dovete andare più veloci più potete. Magico, ma solo perché non guida Barletta. Se Barletta stava alla guida abbiamo già seminato. Forza, il ministro vi sta pure dando tempo di stando.
dai, Taranto, forza. Sì, Taranto è pilota in prova, dopo gli vado a fare ripetizioni. Maggio, costa 200, il ministro mi sa che sta andando un po' troppo veloce. No, il ministro sta andando a 170. Io sto a 200 minchi. E vai più veloce allora. Guarda come ti ripeto. Magico, penso che no, se continua così a dire a Taranto di andare più veloce, mi ritrovo in paradiso. Sì, infatti. Taranto, vai più piano. Attenzione ragazzi, l'elicottero sospetto parcheggiato accanto al governo. È un altro elicottero che lo sta sorvolando vicino al governo. Quello che ha parcheggiato il governo? Parcheggiato dove? Parcheggiato dove? Incontrarci così. Quello parcheggiato alla sinistra. Dai, arrivederci caro. Quello parcheggiato è mio. Sì, ma non ti avvicinare, ma che ti avvicini? Torni in governo. È mio.